7 settembre, 10 e 47 minuti alle di radio, tornano dopo la pausa estiva i nostri amici di Sati e di MIP. Oggi con noi la direttrice Guia Berti di Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, con uno studente del 37esimo corso ancora impegnato con gli ultimi mesi di lezione prima poi di partire, insomma, con quello che sarà anche lo stage curriculare. Buongiorno direttrice, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno Eva, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Settembre, si sa, è considerato il vero capodanno. Sappiamo che proprio giovedì 14 settembre ci sarà l'ultimo Open Day 2023, quindi insomma è tutto pronto per il lancio della nuova edizione, ormai la 38esima esatto. edizione del corso di gestione d'impresa. Come sta procedendo il tutto, direttrice? Bene, 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 sì, sta procedendo tutto. I ragazzi sono rientrati in aula lunedì per l'ultima coda del corso, perché come sapete poi partono per gli stage curriculari i primi di novembre. Tutto questo mentre i loro colleghi della specializzazione di marketing sono a fare questa esperienza all'estero, no? Quindi questa esperienza di lavoro presso aziende estere, cioè ragazzi che sono a Dubai, ragazzi che sono, c'è un ragazzo a Singapore, abbiamo persone in Australia, in Sud America, Malta, in Spagna, quindi insomma diciamo che Sati nel mondo continua e ha ripreso in maniera piuttosto vigorosa la sua il suo programma in tutta al 100%, chiaramente dopo la pausa troppo forzata che c'è stata a causa del Covid. Senta, allora, come non è ancora, diceva appunto, finita la scorsa edizione, che quindi già in pista, cioè, quella che sarà la nuova, perché vorremmo esatto. ricordare appunto che mentre gli studenti del digital marketing dopo il business tutor partono, come diceva lei, per lo stage all'estero, gli studenti di amministrazione e tecnologie industriali tornano invece per quelli che sono appunto gli altri due mesi di programmazione esatto. di aula. Esattamente, esattamente. Infatti appunto dicevo sono rientrati lunedì e niente, ora fanno gli ultimi moduli e poi anche loro cominciano lo stage. Il 14 abbiamo l'open day, questo open day per raccontare chi siamo, cosa facciamo, quali sono i nostri contenuti a gli aspiranti, futuri aspiranti allievi che dovrebbero cominciare il corso alla fine di ottobre. Quindi noi abbiamo, essendo due corsi di 18 mesi, diciamo che i corsi si incrociano, no? Mai sovrapponendosi, ma si incrociano quando i vecchi iniziano lo stage, i nuovi cominciano le lezioni. E siamo a ciclo continuo. Certo. Saluto Yuri e insomma bentornato anche a lui, perché ricordiamo, lo avevamo conosciuto a luglio proprio dopo il Business Tutors, perché il suo gruppo è stato uno dei due ad aver vinto la competizione, aggiudicandosi anche la borsa di studio Mattia Patrizi per la miglior presentazione del progetto realizzato con Paolo Penco. Allora, caro Yuri, intanto ben ritrovato sulle di radio. Grazie mille, ciao, buongiorno. Allora, come sta andando questa ripresa? Come ci diceva la direttrice, voi di tecnologia industriale e amministrazione siete quindi tornati tra i banchi, ma ancora per poco, insomma, poi sappiamo già che è confermato anche il tuo stage, in che azienda andrai, quali saranno le tue quali sono appunto le tue sensazioni. Raccontaci tutto, intanto partiamo di come sta andando questa ripresa. Bene, siamo partiti subito col botto con tante lezioni, ma è anche importante, visto che ci stiamo avvicinando allo stage e quindi si sta, diciamo, facendo lezioni più mirate a quello che andremo a fare durante gli stage. Ecco. Sono felice, carico e non vedo l'ora di iniziare a novembre. E io andrò alla Knorr Brems, che è un'azienda tedesca con sede anche a Firenze, vicino ai Gigli, che fa sistemi frenanti di tutti i treni e veicoli commerciali in Europa e ora si sta anche muovendo soprattutto una parte asiatica. Ecco, ma tu rimarrai a Firenze o andrai all'estero? No, lo stage è a Firenze. Okay. Poi dopo i sei mesi vediamo come andrà, vediamo l'azienda cosa ci darà e nel caso in cui potessi rimanere lì e avessi l'opportunità di andare all'estero, l'ascolterei. Insomma, in poco più di un anno si può dire che la tua vita comunque è cambiata notevolmente. Te lo saresti mai aspettato, Yuri? Un po' sì, perché avevo già dei vecchi amici, avevano fatto la Sati, quindi mi avevano già raccontato un po' la realtà della Sati, però sì, un po' sì, me l'aspettavo, infatti mi sono iscritto per quello.
Ecco, allora guarda, ne approfitto subito, visto che abbiamo te a disposizione. Cosa diresti a chi come te ora si trova comunque in quella che è una fase davvero delicata, ovvero la fase di scelta, che poi appunto diventa anche una scelta di vita? Direi innanzitutto di iscriversi per venire all'Open Day, perché io l'anno scorso sono venuto all'ultimo Open Day del 13 o 14 settembre per vedere la realtà della SATI e avere più informazioni. Poi ovviamente è una scelta difficile, però se una persona è pragmatica, vuole mettersi nel mondo del lavoro ma non sa come, non sa cosa serve il giorno d'oggi, di venire alla SATI è la formazione giusta per chi cerca queste cose. Torno dalla direttrice Guiaberti. Allora, vogliamo ricordare giovedì, quindi ci sarà proprio giovedì 14 settembre, la prossima settimana ci sarà questo ultimo Open Day 2023. Esatto, quest'ultimo Open Day a partire dalle ore 16 presso la nostra sede di via Tagliamento, zona Firenze Sud. Come lo strutturiamo? Ci iniziamo con 3 panel informativi, proprio per far vedere e per dare un pochino di sostanza a questo grande contenitore, cioè per dire queste sono 3 pillole di tutto quello che noi facciamo, no? Tra tutto quello che noi facciamo, vieni a ascoltare queste 3 pillole, una sul digital marketing, l'altra su blockchain e metaverso e un'altra sul bilancio delle competenze, no? Dopo queste pillole di 20 minuti ciascuna comincia la presentazione del corso, e allora ci sarò io, c'era il presidente che raccontiamo, noi entriamo anche nei particolari, ci saranno i docenti, ci saranno gli ex allievi che porteranno la loro testimonianza, nonché gli allievi che sono attualmente in corso tra Puiuri, che accompagneranno, sono disponibili per le informazioni, accompagneranno gli interessati in giro per la scuola. Insomma, la SATI si apre come tutti gli anni alla cittadinanza e lo fa con piacere, lo fa per far vedere quello che facciamo e quello che riusciamo a dare agli altri. Grazie, grazie alla direttrice di SATI Guiaberti, a Iuri Gimarai. Ricordo allora ancora che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico in partenza ad ottobre 2023 e potete cogliere quindi subito l'occasione di iscrivervi all'Open Day di giovedì 14 settembre dalle ore 16 a Firenze, zona Sorgani. Per tutte le info www.sati.it. Grazie alla direttrice. Posso, sì? solamente dire una cosa, sì? Volevo ricordare che ieri sera Scuola Scienze Aziendali è stata, è vero, giustamente, con il Torrino d'Oro in Piazza Cestello in San Frediano, alla cena di San Frediano, che è stata un'emozione fortissima, perché è stato riconosciuto un lavoro che questa scuola fa dal 1985 e io ne sono veramente grata. Ecco, volevo dire questo. Me l'ero appuntato, me l'ero dimenticata e quindi mi scusi per questo, perché in effetti riconoscimento davvero prestigioso. Complimenti a tutta la SATI, complimenti. Grazie a lei. Grazie ancora.